cosa. Difendere l'agricoltura dalla cementificazione è il tema del convegno del Ministero delle Politiche Agricole sul consumo del suolo che si è svolto a Palazzo San Macuto a Roma. Renato Righi ha chiesto al ministro Mario Catania i termini di questa sfida. Certo, è una bella sfida, ma direi che è una sfida di civiltà che dobbiamo combattere tutti insieme. Noi dobbiamo salvaguardare il nostro territorio agricolo, dobbiamo lasciare alle generazioni successive un'Italia migliore. Lei come l'ha trovata? Oggi abbiamo un grave problema di cementificazione che progressivamente aggredisce il territorio. Le superfici che abbiamo perso sono altissime. Negli ultimi 40 anni abbiamo perso 5 milioni di ettari agricoli. Tutto questo si deve interrompere. Abbiamo bisogno di un nuovo assetto del territorio, di un nuovo modello di sviluppo. Come si può fare questo? Attraverso nuove regole. Abbiamo bisogno di comportamenti più virtuosi da parte degli operatori e da parte degli enti locali. I giovani torneranno a lavorare nei campi? I giovani chiedono oggi di tornare all'agricoltura. Il mito dell'impiego in città, dell'impiego in fabbrica è un mito che è terminato. Oggi i giovani vogliono tornare all'agricoltura. Noi dobbiamo rendere l'agricoltura un'attività redditiva, difendendo questa possibilità di avere un nuovo ruolo, un nuovo spazio per i giovani anche in agricoltura. Lo spettacolo, la grande